Dove hai imparato a fare questo, Sidri? Beh, quando io e Brock ci siamo divisi, ho fatto degli studi a Vanheim che mi hanno aperto la mente. Ho bisogno di ispirazione io per nutrire la mia creatività. Per questo ci siamo separati. Lui era ancorato al passato e il lavoro ne risentiva. Sì, eravamo maestri nel costruire armi, ma poi cambiare fa parte della vita. Se non ti sai adattare, morderai la polvere. Ed è sporca. Ok, alla prossima. Aspettate! Dovete fare molta attenzione vicino alla vetta. Sono certo che lì Odino sta proteggendo qualcosa ed è meglio non inimicarsi quella Aesir. Chi? Noi? Che posso fare per voi? Bene, poi ricordati di respirare. Si può fare. Ricordate di lavarvi le mani. Fino a poco tempo fa andavamo a caccia di cervi. Ora abbiamo combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina, non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so, è solo che essere forte mi fa sentire bene. Capisci? Sì, lo so. Presi.
Eccolo, lo mando in frantumi. Prova! Oh, so che mi piacerà. Però è strano, quello non è esploso del tutto. Quel cristallo l'ho colpito, ma brilla ancora. Uno in più per la collezione. Cercare di far abbassare quel ponte. Deve essere la via d'uscita. Un altro qui. Questo si chiama Ymir. La mamma mi ha raccontato la sua storia, ma ero piccolo. I giganti escono dalle sue ascelle. È Odino che lo trafigge. Ma cos'è? Uno di meno. Oh,
dall'altra parte. Non mi stancherò mai di usarlo per spaccare tutto. Incubi! Guarda qui. Signor sì. Buona sapersi. Atreus, da me. Fa più freddo. Ci avviciniamo alla cima. Manca poco, mamma. Cima, siamo così vicini. La faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Va bene. Vai. Attento a dove metti i piedi.
mattina. Concentrati. Quasi pronto. Pronto. Com'era? Meglio. Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. In che stagione sia? Sai perché siamo qui? La ultima visita ti ha sciolto la lingua? Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Credo che hai portato qualche amichetto. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti, torneremo per l'altro occhio. Non scordarti. Siamo. Sì, ovunque. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista e che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere.
ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim, tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Come vuoi. Non voglio guardare. Fratello, se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo. Più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah. E questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Jotunheim, stiamo andando nel regno dei giganti perduto da tempo. Jotunheim sarà davvero molto... seccante. Sì, proprio quello che volevo dire. Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Spero che sia tornata dal Faim e possa rianimare Mimir. Sembrava simpatico prima che tu gli tagliassi la testa. Thank you.
Guarda che posto. Deve essere un ramo dell'albero del mondo. Ehi, rimani sulla via. Va bene, sì, lo so. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur. E tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odino, il fratello di Thor. E ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? Se rianimiamo la testa, chiediglielo. Ok. Sai, è una stupidaggine, ma speravo di trovare un gigante in quella montagna. Credo che abbiano davvero lasciato Midgard, a parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Anche tu sei l'ultimo della tua gente. È per questo che non vuoi parlare della... Mia gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me, le tue origini. Tua madre, tuo padre. Adesso non è il momento. Ok. Brock! 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 Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Vediamo un po' questi danni. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Ora va meglio. Ora che cazzo volete di altro? Eh? A volte Sindri è così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucini la carne. Mi sa che l'unico in famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. Ti manca. Cosa, quell'incapace? Che ne sai? Volevo dire... Ehi, ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Ehi, dov'è la tua bestia da soma? Quale? Me la sono mangiata. Ho finito di digerirla da poco. Ma perché l'hai fatto? Perché non faceva più latte. Ma era tua amica. Sarà contenta allora che sono così ben nutrito. Cavolo, ragazzo, sei proprio un sentimentale, lo sai. Ma non ti preoccupare. Tornerò presto alla mia attività. E ora all'opera. Avete ciò che volevate? Sarà per la prossima.